E come vi anticipavo, vogliamo aprire una pagina quest'oggi all'interno del nostro programma dedicato alla cultura, alla teologia, alla spiritualità con un'importante iniziativa. Si terranno infatti dal 21 al 25 agosto prossimi al Palazzo dei Congressi di Stresa i simposi rosminiani straordinari organizzati dal Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa. Un appuntamento questo che si terrà per la prima volta quest'anno e per i prossimi 6 anni. Fulcro di questo momento sarà il filo conduttore che è stato scelto. Il volume edito dalla Città Nuova, Scritti autobiografici diari a cura di padre Ludovico Maria Gadaleta, che abbiamo in collegamento. Buongiorno e benvenuto tra noi, padre Ludovico. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Ecco, un'importante figura, quella di Rosmini, che vogliamo cogliere l'occasione per riproporre ai nostri amici telespettatori. Partendo da questo appuntamento, dicevamo straordinario che parte quest'anno. Ecco, perché allora, proprio quest'anno, un appuntamento del genere dedicato a Rosmini? Questi simposi sono straordinari per più motivi, anzitutto perché si inseriscono, è vero, in una tradizione già che rimonta al 1966, chiamata prima Cattedra Rosmini e poi Simposi Rosminiani, ma da quest'anno sono appunto straordinari perché sono finalizzati a celebrare nel 2028 il bicentenario di fondazione dell'Istituto della Carità, i cosiddetti padri rosminiani, a cui appunto anch'io appartengo. Che Rosmini considerava fra tutte le sue opere, e ne ha scritte più di 100, oltre a quelle che ha realizzato anche in maniera materiale, la considerava l'opera più importante della sua vita, quella per cui veramente dare la vita stessa a lottare e avere a che fare con tutte le difficoltà. Quindi sono straordinari in questo senso per questa prospettiva. Sono anche straordinari per il fatto che si è conclusa finalmente con l'uscita dell'ultimo volume, questi scritti autobiografici, ossia i diari di Rosmini che sono stati curati dal sottoscritto, l'edizione nazionale critica delle opere di Rosmini. È un'opera immensa che ha richiesto un sacco di curatori, molti dei quali nel frattempo non ci sono più, e che è stata iniziata formalmente nel 1975 da Michele Federico Sciacca e si è conclusa appunto quest'anno, ma in realtà rimonta nella sua origine fino al 1934, quando nacque per volontà di Giovanni Gentile la cosiddetta edizione nazionale. Queste due edizioni poi si sono fuse in una sola. Ecco, è un percorso quasi centenario di fatto, che abbiamo voluto sottolineare e solennizzare con l'apertura di questi cicli di simposi straordinari che appunto ci accompagneranno fino al 28. Ecco, il pensiero di Rosmini, che è racchiuso in questo lavoro poderoso, come ci diceva poc'anzi, ha ancora da dire tanto all'uomo e alla Chiesa di oggi. Ecco, qual è l'attualità del pensiero di Rosmini? Rosmini è stato un pensatore enciclopedico nel senso vero della parola, cioè si è occupato di quasi tutto lo scibile e soprattutto un pensatore sistemico, quindi non è possibile prendere un pezzo del pensiero di Rosmini e staccarlo da tutto il resto, perché tutto in lui si tiene e anche questo è già molto corrispondente all'essenza del cattolicesimo, dove tutto è collegato e dove tutto si tiene, è una religione dell'et-et e non dell'aut-aut. Ecco, se dovessi sintetizzare il pensiero di Rosmini per oggi, cioè che cosa veramente potrebbe valere per la persona di oggi, direi appunto questo. Rosmini è quel pensatore cristiano che mette la persona al centro, non la persona in senso vago, non la massa, non un po' il popolo indefinito, ma la persona, che significa non solamente l'uomo che nasce, ma l'uomo che ha un collegamento diretto con Dio, cioè l'uomo che sta in una visione provvidenziale, in una provvidenza che lo ama e che in questa prospettiva è naturalmente destinato a incontrare Dio, che è la sua felicità. Questa felicità non è solo dell'uomo in sé, quindi della persona, ma è necessariamente poi destinata a influire anche sulla società. Quindi la società va tanto meglio quanto più si avvicina alla volontà di Dio, quanto più si avvicina all'ordine voluto da Dio. Ecco, Paolo VI diceva che
all'apertura del concilio e nelle sue sessioni, è la religione del Dio che si è fatto uomo. Incontra la religione dell'uomo che si fa Dio, che sembra una cosa temeraria. Ecco, Rosmini ha voluto fare questo all'indomani della Rivoluzione francese, all'indomani di Kant e alla vigilia delle ideologie terribili, no? Il marxismo e poi tutto quello che ne deriverà a destra e a sinistra. Rosmini dice: la persona è portatrice, è il diritto sussistente, è portatrice di diritti inalienabili, di libertà, di proprietà, di felicità, e questi diritti possono essere garantiti solamente se la società riconosce questi diritti nel loro fondamento, nelle loro appunto origini. E questo naturalmente si può fare solamente arrivando a riconoscere che c'è poi un'origine divina e un progetto divino sia nella società civile che nella persona che ne è appunto il centro. Ecco, dalle sue parole emerge un tratto saliente, ecco, della personalità e del pensiero di Rosmini, questa complessità che abbraccia diversi ambiti, dalla cultura più in generale, passiamo anche alla stessa politica, al pensiero filosofico, alla teologia. Dunque, un pensiero questo che è parte integrante della nostra cultura italiana. E proprio rispetto all'Italia, ecco, si terrà un primo momento di confronto dal titolo Rosmini ed Italia, storia, cultura, religione. Ecco, quanto a suo avviso siamo consapevoli, ecco, di questo pensiero come nazione? È un po' un paradosso perché da una parte il pensiero di Rosmini è stato recepito in maniera anche profonda nella nostra Costituzione e alcuni dei padri costituenti, fra i maggiori, avevano ben presente gli scritti di Rosmini e alcune di queste idee sono transitate nella carta. Quindi in realtà la nostra Repubblica odierna è in parte fondata anche sulle idee mutuate da Rosmini. Il paradosso sta nel fatto che purtroppo il nome di Rosmini è per lo più sconosciuto. È considerato uno fra i tanti pensatori, sicuramente anche geniali, ma di un secolo ormai remoto, quasi che il suo pensiero si sia, diciamo, esaurito con l'Ottocento, con le polemiche su Gioberti e così via. Ecco, l'intento di questo simposio è da una parte di collocare Rosmini nella realtà storica del suo tempo, dell'Italia del suo tempo, quindi di far vedere che non è un qualcosa venuto dal nulla, ma di far vedere le relazioni che ha intessuto, i luoghi che ha visitato, le persone che ha conosciuto. Dall'altra parte di far capire che Rosmini ha ancora qualcosa da dire e anzi parecchio da dire all'Italia e non solo in realtà di oggi, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista religioso, ecclesiastico, sia anche proprio da un punto di vista della società civile. Quindi è il pensiero di Rosmini a servizio dell'Italia di oggi e di domani. Ecco, in conclusione vogliamo ricordare alcuni degli appuntamenti che caratterizzeranno questi simposi. La presentazione del suo lavoro ci sarà proprio il primo giorno, ma poi quali saranno gli altri contributi? Abbiamo scelto di dedicare i 3 giorni, diciamo, pieni del simposio, quindi eccettuato il primo e l'ultimo, che sono delle mezze giornate di apertura e di chiusura, a dei temi specifici. Quindi il primo giorno sarà tutto dedicato ai rapporti fra Rosmini e la storia d'Italia, nel senso risorgimentale, con un'analisi anche degli stati preunitari, del ruolo di Rosmini e della sua amicizia, per esempio, con Casa Savoia. Il secondo giorno, il giorno centrale, sarà dedicato invece alla riflessione artistica di Rosmini, quindi anche con uno studio fatto da più persone sulle collezioni di arte dell'epoca, sull'influsso che alcuni artisti avevano e anche su Rosmini stesso come conoscitore d'arte. Rosmini fu non solo esperto di arte, ma anche mecenate di varie opere. E infine, quell'ultimo giorno, prima appunto della chiusura, sarà dedicato al mattino alla parte economica, quindi si vedrà le riflessioni su Rosmini e l'economia, e nel pomeriggio a qualcosa di più legato alla storia della Chiesa, quindi anche i rapporti fra Rosmini e i pontefici del suo tempo, che furono numerosi e che lo stimarono anche molto. Ecco, noi nel ringraziarla per averci aperto questa parentesi così importante, speriamo di ritrovarci presto per approfondire ulteriori aspetti di un pensatore
che sicuramente va ricordato e la cui attualità, come ci diceva padre Ludovico, è ancora ben presente e salda nel nostro tessuto sociale. Grazie padre Ludovico e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Ci fermiamo, breve pausa e poi altra pagina dedicata alla solidarietà.